Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo ottenuto un nuovo potenziamento, ma oltre a quello abbiamo anche aiutatrice. Ecco, quelle sono quel genere di cose che detesto delle persone, ovvero prima ti sparano merda addosso e poi perché le aiuti, ah beh, allora sì, dai, possiamo essere amici. Io capisco la posizione di Trish perché le è morta la sorella, per carità, ma uno non è colpa nostra, anche se chiunque al mondo qui ci dà la colpa. E seconda cosa, non è l'unica ad aver perso qualcuno. Ma sai com'è. La missione di oggi si trova qui e tra l'altro ho quasi ripulito tutto il neon. Ci mancano una, due, tre, quattro, forse cinque missioni. E allora spostiamoci sulle rotaie e così facciamo in fretta. E infatti lo vedo già da qui il potenziamento. Ah, tra l'altro a proposito... Il potenziamento, sì, la missione volevo dire. A proposito di potenziamento, facendo le missioni buone ho ottenuto questo, che è praticamente il colpo caricato normale, insomma. Ecco fatto. Datemi l'energia. Vieni qui. Unico problema di sta mossa è che per usarla... Ma è apparto, ho visto. Sei apparso all'improvviso il poliziotto. Comunque, stavo dicendo, l'unico problema di questa mossa è che devi caricarla al massimo per usarla, perché se no non spara. Ci sta, è una buona mossa, ma devi essere almeno a distanza se non vuoi essere colpito dai mille proiettili che ti sparano al secondo. La missione di oggi è cena con Sasha. Dovrei trovare un modo per entrare perché l'ingresso è bloccato. Le fogne? La cosa migliore è cercare di aprire il cancello, mostrando la zona recintata lungo la strada. Si ecco fatto. Ah no, ok, scusami. Io stavo già pensando... Pum! Alle fogne. Stavo già pensando di passare da lì io. Tu sei ancora vivo? Com'è possibile? Ti sei appena fatto esplodere. Allora, dai, salta fuori. Preso. Ciao, qua ci sono troppe ringhiere perché io riesco a colpire questo qua. Però forse... Preso? Sì, col cazzo. Quando fa comodo al gioco riesce a prenderli. Allora, nascondiamoci qua, ci carichiamo e ci nascondiamo qua. Tu muori. Quello lì è morto? Perfetto. Allora, come facciamo a passare? Con molta attenzione. Dai! La precisione però in questo gioco a volte. Perfetto, aspetta che lo ricarico. Caricato? No. Devi per forza caricarlo a colpi singoli. Perfetto. Dai, Cole. Oh, e una torretta è andata. Ma che che palle che ogni volta che lo sto puntando questo si nasconde. Salta fuori. Codardo. Sì, vabbè, ma anche tu, Cole, però, che cazzo. Non è possibile che sto gioco la precisione gira come vuole lei, eh. Guardalo che gli passa attraverso.
Santo cielo! Vieni qua, dai, aspiralo! Aspira! Dio mio! Oggi Cole non stai collaborando e la cosa non mi piace, sappilo. Se non collabori, sappi che un proiettile te lo becchi di sicuro. Ecco fatto. E no, e tu è... Tu mi hai scassato le palle, ogni volta che ti miro ti nascondi. Dai, salta fuori. Tanto lo tanto devi uscire, sappilo. Dovrai uscire prima o poi. E che scassamento di palle che sei. Oh, finalmente. Datemi un po' di energia. Perfetto. Ma sì, aspetta. Già che siamo qua, via le torrette. E via anche l'altra torretta. Sono punti extra, ma soprattutto nessuno ci può tornare. Dove devo andare io? Non lo so, ma intanto... Che gioia riaverti a casa, mio amato Cole. Ed è così tanto che ti aspetto. Ah, desidero. Certo. Finita. Io intanto... Dai però, Cole. Ecco qua. Le porte sono aperte. E escono i miei titori, ovviamente. Perché sei furbo, tu, Cole? Allora, aspetta, dove sono? Non vedo, non vedo la telecamera. E ho fatto volare via un sacco di persone. Stai giù a terra. E tu stai lontano da quella torretta. Amore, che hai detto? Vuoi essere seduto? Ehi, ste persone sono morte, poralle. Mi spiace. C'hai ragione, ma erano in mezzo al campo di battaglia. Non volevo colpirle apposta, sappilo. Dai, esplodi. Preso in pieno. Ecco fatto. Allora aspetta. E ciao, quello non lo beccherò mai. Le granate non servono a un cazzo sto gioco. Non fanno danno. Ecco fatto. Dove sei? Morto? Perfetto. Abbastanza di voi. Sì, è vero. Sti cavolo di mietitrebbia qui sono veramente fastidiosi. Quella è una torretta o sta semplicemente sparando? No. Ovviamente è su una torretta. Perfetto, andato. E quando mai ti sbagli? Dai, riprovaci che sarai più fortunato. Perfetto. Ma che palle che siete. Basta con ste torrette. Basta. Ecco fatto. Dai, avvicinati. Stai mentendo a chi? Cosa? Di che parli, pazza? Maledizione. Ho sfondato il cemento. Oh, e che santo cielo. Ecco, e ovviamente non me la fanno neanche rompere. Dai, racimola tutta l'elettricità che riesci. Perché siamo un po' a corto, Cole. E tu stai buono.
ovviamente. Preso? Andato? Perfetto. Anche la mia voce sta andando. Tu catturato vivo. Tu catturato vivo. Ci siamo? Perfetto. Siamo belli carichi. Proseguiamo. Ok. Aspetta. Esatto, fammi ricaricare. Boia, ho scoperto dove generano i miei editori. Tengono chiuse delle persone in gabbia qui sotto, mentre dei macchinari spruzzano loro addosso quel catrame. Liberali. E poi occupati di Sasha. Con piacere. E come faccio a liberarli? Ok, così. Ecco fatto, siete liberi, andatevene. Più che altro mi sa che... mi devo sbrigare? Non mi ricordo se una certa veramente spruzza nei macchinari o meno. Ecco fa... ma... vabbè, non mi sta sparando, quindi... ecco fatto. Dovrei aver fatto. Voi siete mettitori pacifici? Il che sembra assurdo, ma va bene, mi fido. Pensi che mi accorga come la metti in mostra con la volgare Jezebel? Che cosa? Tutto. Dannazione, hai dei problemi. Oh, intrigante bastardo. Tu e i tuoi zucchetti. Pensi di essere il più sveglio di tutti, ma la pagherai cara. E come se la pagherai? Intrigante bastardo, mi piace. Tesoro, perché ci hai messo tanto? C'era traffico. Ti avevo detto di non passare per il ponte. È sempre incastrato di notte. Vesti, ma se è giorno! Ceniamo insieme stasera. Te l'avevo già detto. Andato fuori di testa. Dannazione! Allora. Non provare a confondermi. Ok. Ma che hai fatto? Le sono messo una mano sulla spalla. È un manicomio. Ci aspettano un sette. E dovremmo essere in via. Ho già sistemato il smoking. E con le ossicini ho preparato in testa. Assaggiare. Non vedo! Dannazione! Presa! Stesso da vicino. Oh, eccomi. Oh, merda. Sì, sì. Ancora. Sta ferma. Questo giro è stato facile. Questo giro è stato facile prenderla. Oh, merda. Presa. Dove sei? Boia! Kessler, perché ami lei? La ucciderò, lo giuro.
e con la sua pelle mi farò un vestito. Dov'è? Dov'è? Eccola! Se la colpiamo, i stronzoni scompaiono. Dov'è? 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 Ecco, fatto! No, 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 no! Dai, col... Ecco fatto! Dai, penso che ne manca ancora uno. Dove sei? Guarda. Da, sto giro l'ho mancata. Guarda. Presa? Presa in pieno. Perché non muori e basta. Ok, fatto. Dovremmo aver vinto. Non ne avrai mai il controllo. Guardami. Guarda cosa ha fatto. Sei tu sotto il suo controllo. Sasha era una merda prima dell'esplosione, ma ora è anche peggio. È questo che mi faranno i miei poteri. Un corpo e una mente deformati. Sono il mio futuro. Ad ogni modo, lei sa tutto dei primogeniti e della raggiosfera. Se voglio uscire da questa storia, devo farla parlare. E al più presto. E sicuramente la farei parlare tenendola per la gola con i fulmini qua negli occhi. Entrarono in fretta. Fumo dappertutto. E portarono via Sasha. Erano dei professionisti, chiunque essi fossero. Non c'era molto tempo. L'acqua inondava tutto e il posto cadeva a pezzi. Non potendo tornare indietro, andai avanti, nei bassi fondi del Dedalo. I bassi fondi del Dedalo. Cena con Sasha. Cole, cosa è successo là sotto? Sasha è morta. Magari. Stavo suonando quando alcuni tipi in maschera l'hanno portata via. Hanno fatto crollare l'intero tunnel. Probabilmente erano i primogeniti. Se siamo fortunati, penseranno loro a lei. Già, sarebbe bello. Senti, in questo quartiere non c'è corrente. Io riesco a malapena a parlare. Vado a riattivare la sottostazione vicino. Sarebbe una buona idea. Io intanto continuo ad eliminare questi stronzoni. Mi ricevi? Ehi, te, dove sei stato? È una lunga storia. Volevo dirti che sono al Dedalo. Il Dedalo? Quel posto era già un incubo prima dell'esplosione. Immagino che cosa sia ora. Di certo una merda. È migliorato. Ti richiamo appena trovo un modo per tornare a casa. Ecco cos'è diventato sto posto. Ok, però intanto ho già eliminato il comitato di benvenuto. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Mi hanno appena sparato la spalla.